Bella a tutti, folli, e bentornati su Dark Folly Channel con nuovi su Dead Sea Standalone insieme a mio fratello Luck, che Ciao! sta diventando matto e non so perché sta picchiando il muro col martello. Comunque vi ricordo come sempre di lasciare un like, di commentare se ancora avete fatto di iscrivervi, e quest'oggi, dato che nello scorso video eravamo arrivati nella base militare più inutile del secolo, ci sposteremo a Pavlovo e poi a Zelenogorsk. Non so se a Zelenogorsk ci arriveremo in questo episodio. Comunque Luck, non perdiamo tempo in chiacchiere, apri quella porta e andiamo. Luck? Ok, perfetto. Devo correre contro il Allora, muro. dobbiamo andare qui a sinistra, dobbiamo trovare un buco nella recinzione che è qui. E per andare a Pavlovo dovremmo andare dritto dritto di qui. Comunque ragazzi, mentre ci sposteremo verso nord dovremmo incontrare un bel po' di heli crash site, ovvero quei elicotteri caduti a terra che si noteranno dal fumo, dove al suo interno si troveranno parecchie cose militari e anche pezzi dell'M4, dato che per chi non avesse visto lo scorso episodio il mio M4 ha perso tutti gli attachment. Comunque Lux, sto morendo di sete, me ne sono appena accorto, quindi aspetta che mi bevo una bella nota Coca-Cola. Tu coprimi, dato che dietro Sì. abbiamo ancora la base militare. Copro. Ok, allora a Pavlovo Aspetta, folla. spero ci sia una fontana. Quindi aspetta, beviamoci un'altra Pepsi. E poi possiamo andare. Ok. Allora lì c'è la chiesa. Stai mangiando? No, sì, c'è un maiale. Perché mangi il pomodoro? Vabbè. Comunque facciamo uno scatto e andiamo direttamente alla città di Pavlovo. Sono Dove, se vegetariana. siamo fortunati, possiamo trovare anche il veicolo con cui ci possiamo spostare più velocemente. Ma che intanto questa qua è una città di transizione, di solito non si trova nulla di interessante, a parte Trans. gente che ti vuole ammazzare. Ok, allora, occhi aperti, mi metto in prima persona, così possiamo assaporare meglio. Sto perdendo la voce nel frattempo, comunque, così possiamo assaporare meglio la vegetazione e possiamo notare meglio se c'è qualche bandito. Che qui c'è la chiesa. Perché ce l'hai contro i banditi? Ai banditi, sono Da brutte oggi le mani persone. non possono cantare? Non l'ho capito. Le varie mani fanno le band con i diti e quindi è. Ah, divertente. Comunque dobbiamo farci, ragazzi, ben 3 km per arrivare a Zelenogorsk, ovvero la città qua sopra. Infatti, per chi non conoscesse il russo, la scritta là sopra significa Zelenogorsk. Vero, Dovete vero. imparare il russo. Comunque allora, qui non c'è nulla che ci può servire. La città più spoglia che abbia mai visto. Non c'è manco una fottutissima fontana. Ah sì, c'è. Bac, c'è la fontana. Worse. Qui. Proprio qui dietro. Quindi. L'hai vista? Mi stavo guardando attorno, ho visto la The fontana. One Jesus. Comunque, ci conviene non bere direttamente la fontana, ma riempire le borracce in modo che Ho passiamo subito l'MP5 in mano e subito. mi dice Comunque, l'MP5 come non si può notate ragazzi, riempire. c'è questa fantastica animazione dove c'è questo ferro che si muove da solo. Proprio, oh Ovviamente. my god. Fatta Esatto. Prima benissimo. borraccia presa. Mettiamo l'altra e riempiamola. Le borracce. Puh. Sì, ne ho due. Tu cosa, dove bevi Mainstream. dalle mani? Penso di sì. Comunque Ti facciamo dai un una drink bella on. borraccia però No, comunque. già ho perso abbastanza cose che ho dato a Sini, ma è morto. Quindi ho perso tutte le mille mila bottiglie che avevo. Come possiamo notare, ragazzi, qui c'è una casa con la parabola. Possibilmente stanno vedendo Sky all'interno. Cos'è stufed? Stuffed significa che sei pieno e se esageri ancora puoi vomitare. Io bevo e mi spunta stuffed, va, Se vabbè. bevi troppo è normale. Ho un idratato verde chiaro, cioè un bug. Vabbè, Oh, mi questi bug. accontento. Vabbè, prendi l'MP5 e coprimi. Te lo butto addosso e ti copri da solo, te lo metto io sopra. No, mettiamolo tu sopra. Ok, penso di aver finito di bere. Due borracce. Ok, idratato. Riempiamo l'ultima volta la borraccia e poi possiamo andare. Ok, possiamo andare, Luck. Fermo, fermo. C'è uno Perché? scarabrocchio. Cos'è? Cos'è lo scarabrocchio, Luck? Sapessi. Comunque 3 Questo lì. chilometri non ho idea di qu in quanto tempo si facciano, però dato che voi vi siete lamentati che vi toglio sempre i momenti dove cammino, perché non so per quale motivo volete vedere proprio le camminate su Days, sì è vero che può cadere, può spuntare chiunque da un momento all'altro, però dato che mi avete detto così, io questa camminata non ve la tolgo e la assaporiamo insieme, magari becchiamo qualche mucca in giro che la possiamo ammazzare, così raccogliamo la Ammazzo carne io. e poi possiamo accenderci un bel falò. Comunque Luck, direi che per fare più velocemente io... No, stavo per... Ho tirato l'M4. Io.
No, ok, l'ha riposato a posto. Comunque direi di toglierci le armi così siamo più speedy speedy. E Ma la tengo. se avevamo le vitamine magari potevamo correre più velocemente. Forse io ce lo controlliamo. Comunque non capisco se sei tu magro oppure l'ombra di Daisy è fatta male. Vedi una linea a terra? What? No, sei tu buggato. Non possibile. Controlliamoci sempre il culo che qualsiasi persona può venire da sotto verso il carcere, verso la base militare e ci becca da Fermati, dietro. fermati, fermati. Fermati un attimo, ti No, non mi controllo. fermo. Se no non arriviamo più. 3 km sono sempre 3 km. E Avevi se una ragione, volta arrivati a possibilmente. Zelenogorsk, a sinistra ci sono tre possibili spawn di Ellie Crash Site. Quindi dovremmo andarli anche a vedere nel prossimo episodio, perché di sicuro una volta arrivati a Zelenogorsk non riusciremo a visitare tutto. Comunque qui c'è una bella casa dispersa nel nulla. L'hack, se la vuoi comprare, costa soltanto 1 milione. E la licenza? Non serve, non siamo su arma. Comunque, allora, tagliamo anche per i campi in modo che possiamo fare più velocemente. E se non sbaglio, qui dopo questa curva a destra c'è una specie di o benzinaio di casa dove è possibile trovare gli spawn di veicoli, se siamo fortunati. Quindi non Comunque, siamo fortunati. ovviamente non siamo fortunati. Allora, Luca, io salgo qui sul monte in modo che posso tagliare la curva. Tu non so che cosa vuoi fare. Se prosegui per la strada o mi stai No, dietro. no, ti pedino. Ok, bravo. Comunque ragazzi, se per caso vi perdete nel nulla, l'unico modo è non sapete come orientarvi, basta che seguite i pali della luce e vi porteranno di sicuro verso qualche cittadella abbastanza grande. Questa è una cosa che ho imparato quando era notte, mi sono perso nel bosco e non sapevo che cavolo dovevo fare. Comunque davanti a noi c'è campi, campi e campi. Infatti là verso il bosco c'è il confine della mappa, dove se ci andate potete correre per ore e ore ma non troverete assolutamente nulla. Una volta ci sono Qui credo andato. che abbiamo fatto circa 1,5 km, siamo a metà strada. Ok, e vedo già i primi segni di civiltà. C'è uno che non sapeva guidare, ha sbandato e è finito contro un albero. Oh mio Dio, questa è la prima volta che vedo un veicolo combinato così. Qui hanno buttato pure un frigo perché Ah, qua comunque. c'è proprio la Ah. discarica, va bene. Ok, qui davanti abbiamo la nostra cara cittadella di Zelenogorsk. Io mi metto l'arma in mano. E qui a sinistra c'è anche la centrale elettrica. Però direi di non andarla a visitare, tanto è abbastanza inutile. Comunque, si può notare già da qui che non ci sono spawn di elicotteri, perché se no si sarebbe notato il fumo. L'acqua, ho sentito uno sparo o no? No, io no. Ok, allora sono io visionario, va bene. Comunque questa qua è una città abbastanza grande, quindi stiamo anche attenti. Ok, siamo arrivati. Abbiamo fatto 3 km in 2-3 minuti, neanche tanto lenti. Mi metto di nuovo in prima persona, in assetto da combattimento. Tu ce l'hai l'MP5 fuori? Oh, ma qui a sinistra c'è una base militare, Lac. C'è uno Serio? spawn. C'è un carcere. Ah, andiamo. Aspetta che guardo un pochino attorno. Lo vedi? È Parla il proprio gioco che davanti a me noi. sono scordato. Si parla con Block Cance. Ah, che non parlare in chat prima che ci fai No, spottare. no. Era per ricordare. Non si sa mai. Ok. Allora, sta di nuovo Comincia a iniziando a piovere. piovere, perché ovviamente quando recco non c'è una volta che non piove. Perché in Russia piove il 90% delle volte, come abbiamo scoperto. E allora, dobbiamo trovare un buco qui nella recinzione, perché non voglio entrare dal Sembra di averne cancello. visto uno. Non mi sembra. Ovviamente qua. Ah, c'è anche una capanna militare, ma ovviamente è già tutto totalmente lootato. Sentiamo il cancello. Quindi entriamo da qui o c'è proprio il buco Ma fuori bucoso? vieni da qua dietro? No. Dai, tu entra e entro E acqua. ci sono, Luca, due capanne militari, quindi ci avrò bisogno del tuo supporto. Ah, e davanti a noi, come potete notare, c'è anche la mega antennozza gigantosca. Se stai fermo magari io Sono potrei dentro la entrare. prima capanna. Appena entri sei pregato di chiuderla. Qui Ah, genius. cosa Adesso in c'è? quale sei? Sì. Sto Sei tu con lo zaino verde? per entrare. Ok, allora ti ho visto. Comunque ho trovato finalmente dei nuovi guanti, dato che mi erano tutti rovinati. Qui c'è uno zaino rosso appoggiato al muro. Nuovi guanti. E dei... No, non sono nuovi, sono tutti rovinati, Lac. Damaged. Infatti. Senti, io Vabbè, ci Lac, la avevo prima damage. capanna è tutta lootata, quindi... Perché non si apre la porta? Ok, si è aperta. Vado a lootare la seconda e poi Ehi, c'è un stiamo... piccolo bug, io non ti vedo. Sono entrato nella seconda capanna, Lac. Ma che no, ma è la stessa capanna e non ti vedevo lo Ho trovato stesso. il giubbotto antiproiettili, plate carrier, che dà Lo come dai a me, slot. vero? Ma è inutile.
Perché non ti dà spazio nell'inventario. Quindi meglio che mi tolgo il mio zainetto. Qui c'è un'arma, ovvero il blades, e uno zaino vuoto. Quindi non so se ti può Quello servire, ti ma non protegge penso. dagli spari. Lo so che ti protegge, però io lo zaino, quello che mi dà abbastanza spazio. Non cambia nulla, non te lo leva. Cosa? Sì che me lo leva. No, ce li ho, ce Il l'ho io. secondo zaino l'ho io. Ah, questi bug. Gli scarponi mi sono rovinati, questi qua come sono? Ah, hanno aggiunto che pesano i vari oggetti. C'è scritto questo pesa 1 kg. M4 pesa 2 kg, la giacca pesa 2 kg. No, vero. Forse in base a quanti chili pesano il nostro personaggio si affatica sempre di più. Non lo Ma io so. potrei prendermi un pompa, tanto. No, Luck, non prendere i pompa, vieni con me dentro il carcere, stiamo attenti prima che c'è qualcuno camperato qua dentro che ci sta aspettando. Bello. Coca-Cola. Chiudi la porta? Ok. Tanto è Pepsi. Tanto differenza. Ok. Qui sembra tutto pulito. Ultima stanza. Ok, sì, è pulito. C'è uno zaino arancione con dentro cose, quindi qua c'è stato Devo fare, ci qualcuno. sono cose strane, c'è un metal wire e un Adesso vedo. Comunque A-hook. là che dentro, al piano di sopra, c'è uno zaino con dentro è una pistola e una torcia, quindi qualcuno l'ha cambiato. Poi qua ci sono guanti bagnati, quindi qualcuno si è cambiato. E anche da poco, perché dato che i guanti non rimangono bagnati per tanto tempo. Comunque qui c'è il Metal Hook, Luck, no, come si chiama? A-hook, che serve per aprire le porte che sono chiuse a chiave. Vero, vero, vero. No, non ci serve. In caso si aprono anche Sarebbe sparando io. ancora meglio. Esatto. In quella che se è finito possiamo andare. Yes. Hai controllato al piano terra se c'era Oh. qualcosa? Qui c'è Dove sto cosa da pante che c'è? mangiare. Prendilo tu. Lo prendo io. O lo tu. Prendilo tu. E poi qui ci Deciso. sono colpi e una penna. I colpi sono quelli della pistola 9 mm che non ci servono assolutamente a un ciuffolo. Basta. E basta, quindi possiamo uscire e andiamo a lootare la città di Zelenogorsk. Andiamo a sinistra. Ok. Allora andiamo a controllare per come prima cosa la casa col piano che è qui a destra. E di solito dentro si trovano tante cose interessanti. Qui Comunque io persone ancora non ho trovato un cavolo di vestito. Tutti i vestiti rovinati, e io pure mi sto bagnando sempre di più e niente. moriremo di freddo. Esatto. Comunque, allora, qui, come vedete, Porta là in aperta. lontananza c'è una specie di. Penso ci sia la base Torre. militare sulla torre. Là sopra non ci sono mai stato. Quindi magari poi lo andiamo a vedere. Qui cosa Gran c'è? bella maglietta. Una maglietta inutile, un cappello inutile. Oh, inutile, se è Pristina, io non è E poi Pristina. qui c'è una mini ascia, vediamo se è combinata meglio della mia. Damage della mia, Ah, ruined. finalmente un'ascia. Sì, ma è ruined. Ah, beh, mi terrò il martello. Esatto. Poi qui c'è una pala se vuoi sotterrare qualcosa. E basta. Quindi possiamo uscire anche da qui. Esatto. No, e qui ci è passato un'ora, ora. Ok, mettiamoci di nuovo in prima personica. E andiamo di qua, non ci dovrebbe essere anche la stazione della polizia, ma ovviamente se già hanno lootato la base militare avranno lootato anche la stazione della polizia. C'è anche il bar qua davanti, che si nota questa struttura giallognola, che di solito dentro il bar si trovano le armi e c'è anche una farmacia qui a destra, là, che dobbiamo lootare dato che io non ho neanche mezza benda. Bugs. Ok, allora. Questa città non so te, ma sta andando parecchio a pochi Anche a me, FPS. anche a me. Ci sono delle scarpe rosa se sei interessato. Dove? Dentro la cosa, l'H. Vado, Ok, hai finalmente. capito. Sono quelli che ho trovato secoli fa, Poi sei morto, sì. finalmente. Quindi non te le metto. Sì, infatti non. Arancia. Defibrillatore. Non pigli. Ma non chiedo tanto, io chiedo una benda. Ma non c'è. Kiwi damaged, Qui pigli. c'è un coltello di Counter Strike. Come bayonetta? No, il Sai che Fruit cos'è? Ho Knife. trovato una nuova cosa, tetracycle antibiotics. Serve quando. Vabbè, io li raccolgo. Serve quando mangi qualcosa che non va bene e hai bisogno degli antibiotici. Ok. Quindi. Hack, tu sei pronto? Andiamo. Ok. Spero non si noti nel video questo calo assurdo di FPS, ragazzi, ma. Abbiamo trovato l'Agville 2, stai correndo contro un muro, perfetto. Come contro un muro? Stai What? correndo di nuovo contro un muro. Mia. Ok, sto server sta un pochino laggando, adesso mi hai visto dove sto andando? Sì. Ok.
Questa è la nuova Lagavill, ragazzi. Segnatela. Zelenogorsk, la città con meno FPS sta Ma mi andando a... ne di più di Lagavill, Sta andando a 20 FPS. Qui c'è un sewing kit che serve per cucire vestiti, per chi non lo sapesse. Estintore e occhiali. Là, ti servono un paio di occhiali, dato che non ci vedi tanto bene. dove? Prendili. C'è anche la flare gun. Io non li vedo. Gli occhiali sono nell'angolo a sinistra. Per modo di dire, io non li vedo gli occhiali. Ah, simpatico. Poi ho trovato un compasso che serve a A che serve? un ciuffolo, e poi c'è una mazza da Okay, se ti Magari gli interessa. rimetti nel collo uno zombie, romanzi. Boom! Poi È pieno altro di cibo qua coltello dentro. nuovo, Quello ho trovato già io 5 hunting così di cibo. knife. Là, che prendi l'hunting knife, che ci può servire Sì, forse hunting per knife. squartare là a terra. Ci Ma può non è servire proprio un per cacciatore. squartare le Fade, fade. E poi qui c'è una carabina. Non so se ti può servire. Oh, ma potrei pigliare però. Comunque tieni i colpi del Mosin, intanto a me non servono, tu hai il coso, te l'ho buttato a terra. Comunque è ridicolo, Luck, questi M4 senza niente, qualcosa che non si può Qua guardare. il coso, tutti ce l'abbiamo. Hai preso i colpi del Mosin? Sì o no? Sì, sono Ok. pieno di cibo e di... Ok, qui non c'è più nulla. A posto, adesso io direi di trovare o la base militare, sì, la base militare, o la stazione dei polizie, dei polizia, la stazione di polizia, oppure ce ne possiamo andare. A sinistra c'è il supermercato, ma sinceramente io sono pieno di cibo, tu come sei messo? Pure, pure. Quindi è inutile che lo controlliamo. Io voglio andare verso quell'antenna. Eh sì, infatti ci stiamo dirigendo un pochino Ho le verso di lì. zombie. Visto. Cavolo, non ho lascia a portata di mano perché ho cambiato. Dove lo metto? Metto qui. Ah, la stai facendo tu con martello. Nice. Anche qui a terra c'è qualcosa di non tanto normale. Rider Jack. Erano Qualcuno qui ha buttato dello qualcosa a terra. zombie. Ma quanto si leva il loot che c'è a Non lo so. terra? Dipende se il server è permaloot, cioè le cose rimangono sempre lì o no. Comunque ragazzi, qui la città di Zelenogorsk è finita. Non abbiamo trovato la stazione della polizia perché forse... Ah no, là che siamo stupidi. È dietro di noi la stazione della polizia. Bella cosa. Eh già, ma non ce ne eravamo accorti, ci siamo fatti ingannare dal loot che c'era a terra e... Comunque, stranamente è chiusa, quindi Luck, stiamo in prima persona e stiamo attenti che... Forse c'è qualcuno. Oh, falle, non hai visto che a terra c'è un MP5? Con 12 con 12 colpi. Espe. Quindi qua hanno ammazzato qualcuno. Falle, due zombie, forse 3, forse 9. Ah. Kapplack. Quello dove sei? Quello Dentro la di arrivo stazione mi della fuori. polizia. Alto mi. Io ho tipo un sacco di zombie. Arrivo. Non mi ha preso, mi ha rotto qualcosa. Mi ha Mi rotto il stanno braccio. inviando. Porco cane. Sono... No! Luck, aiutami! Non ci Sono a credo. terra! Aiutami, fai qualcosa, Mi sto cavolo! pigliando il martello. No. Lo Cavolo, non zombie ci posso cheater. credere. Non ci posso Devo andare a credere. prendere tutto. L'hai ammazzato? Mi servono le bende, Luck, immediatamente. Anch'io. Non ne hai? Quante bende ho? Ne ho 4 apposta. Allora, Luck, bin... sto Lo morendo. so. Cavolo, potevi sparargli allo zombie. È folle. Mi ha rotto qualsiasi cosa che avevo. Caricatori, tutto, borracce, non ho più niente che si può usare. Allora, ti sto blindando, poi mi blindo io E poi, come faccio a curarmi? Allora, cosa ti ha rotto? Braccio? Gamba? Fratturato sono. È sicuro, se non posso camminare avrò qualcosa rotto. Ok. Quindi, che cosa ci serve? Ci servono le bende. Ce le hai? Ok, e ci serve un bastoncino. Allora lo vado a prendere un attimo, però mi Tieni, ti devo butto lascia a terra. fermare. Allora intanto c'era un MP5 a terra, quindi... Qui butto il Splitting di caricatore. continuo, L'ho blip. splittato io. Dove è quel creatore? L'ho buttato a terra perché è rotto. Allora l'accetta. Ok, con l'accetta per rompere un cespuglio, ragazzi, come vedete già siamo messi abbastanza male. Devo mangiare un attimo la zucca. Cavolo, per colpa di uno zombie inutile. Ah, ma c'è un martello, uno zaino. Luck, sei pregato di muoverti perché io non voglio rimanere qua tanto tempo a terra. Fallo un'altra cosa. Focia. Devo rompere il cespuglio e che devo prendere? Basta un giro. Ma con quell'MP5 non mi sento tanto. Luck, devi muoverti, non posso rimanere acqua a terra, forza.
Posso buttare tutte le borracce, non posso più bere, perfetto. Dividiamo un Come pochettino faccio a le pigliare i cose. bastoncini? Devo fare Rompendo la, il shopkeeping? cespuglio, sì. Ok. Ok, posto. Ok, allora, zombie del cavolo. È impossibile che sti zombie con due colpi ti shottano. Vediamo che col sewing kit se possiamo fare qualcosa, se possiamo ripararci la maglietta. No, perché Dove rune. sei? Dove sei? Ok, fai le Tieni i stampelle. bastoncini, faccio io? No, No, fallo fare fatti a me, tu. va. Forza. Un po' di rug, split. Un Serve rug. un rug. Io ne ho due. L'ho Prendine uno. buttato a terra. Non li vedo, Luck. Dove sono? Bastoncini Luck, falli tu prima che li abbiamo persi. ce l'hai, no? No, non ho niente. Madonna, dal folle. Vedi, sono finiti sotto le Bug. texture, per questo le devi fare tu. Veloce. Ok, Vabbè, allora, potenzi. Luck finalmente ha trovato le cose e sta craftando, se non sbaglio, la... come si chiamano? Wooden stick. Vabbè, i wooden stick servono per sistemarmi la gamba, dato che non posso camminare. Quindi li hai Ok. craftati. Metti, Sì. Devo provare fai a farlo io applica. da solo. Devi metterli in mano e poi mirare Sì. su di me. Self-up. Use on, ok. Dai, che ce la puoi fare. Ok, fatto. Ok, Luck start applying the split. Dai, che forse riesco a camminare. Two Dark Folles, l'S finale. E poi passami l'ascia, Luck. Fatto. Tieni, Vediamo se lascia. posso camminare. Sì, miracolo, posso camminare. Finalmente, Luck Gesù mi ha salvato. Ok, tu prendi il martello, Alzati e Luck. cammina. Comunque ragazzi, già questo episodio è durato ben 22 minuti con... vi ricordo come sempre di scrivere qui sotto nei commenti se volete che vada là sopra su quella torre. E vi ricordo anche di lasciare un like, di commentare, di passare al canale di Luck che non esiste, che si trova qua sotto in descrizione. Sponsorizzazione, E basta, ci basta. becchiamo alle 17 con un nuovo video su Minecraft. Ciao ciao! Oh.